Tra i titoli più attesi e dallo stesso tempo più chiacchierati degli ultimi tempi, vi è senza alcun dubbio la quarta incarnazione del più famoso beat'em up in due dimensioni di sempre, Street Fighter. Fin dal suo annuncio, le community di tutto il mondo si sono divise. Da una parte c'è chi è rimasto affascinato dalla possibilità offerta dal producer Yoshinori Ono di rivivere l'esperienza di Street Fighter 2 amalgamata dalle nuove possibilità della Next Gen. Dall'altra c'è chi si è dimostrato insofferente alla produzione di un picchiaduro fondamentalmente 2D, ma con uno stile grafico molto particolare. Per quanto ci riguarda, siamo rimasti molto soddisfatti ed affascinati dalla prova con mano della versione preview che in questi giorni abbiamo avuto la fortuna di ricevere da Halifax, distributore italiano. Tenendo ben presente che lo storyline di Street Fighter 4 si colloca tra Street Fighter 2 e Street Fighter 3, vediamo come il roster finale sia composto da vecchie glorie della seconda edizione Super, interessanti aggiunte dalla versione Alpha e ben 6 new entry, per un totale di 21 personaggi utilizzabili fin dall'inizio. Sin dal primo impatto il rapporto con Street Fighter 4 ricorda moltissimo quello con il secondo capitolo. La velocità di gioco, le differenze tra i lottatori e gran parte del comparto offensivo ricalcano alla perfezione Street Fighter 2. In più, come già avevamo anticipato, vi sono due tipologie di mosse speciali, Super ed Ultra Combo, le nuovissime Saving Moves ed una serie di spettacolari prese aeree. Le Super Combo e le Ultra Combo sono strettamente collegate a due barre energetiche poste rispettivamente nella parte bassa dello schermo e sul fianco dell'indicatore della salute. La Super si riempirà man mano che procureremo danni all'avversario ed una volta colma ci permetterà di eseguire una variante molto potente dei classici attacchi energetici. Tali attacchi possono comunque essere parati con il giusto tempismo. Il sistema di guardia è stato però rivisto in modo da causare una leggera mole di danno qualora si adottasse una tattica esageratamente difensiva. Le ultra combo, imparabili se saremo abbastanza vicini da colpire l'avversario, potranno essere eseguite quando il revenge meter sarà completamente pieno, ovvero dopo aver incassato una consistente mole di danno. Prima di passare ad altro, è importante precisare che il Revenge Meter si presenterà diviso in spicchi, riempito uno dei quali potremo dar sfogo ad una EX Move. Abbiamo infine potuto apprezzare il Saving System, che ad un'analisi piuttosto approfondita sembra promettere una forte componente strategica di fondo. Premendo assieme i tasti del pugno forte e del calcio forte, il nostro alter ego a schermo caricherà un colpo tanto più potente quanto più lungo sarà il tempo di caricamento. Durante l'esecuzione di queste mosse saremo invulnerabili ad un qualsiasi attacco, compresa la prima hit di una special combo. Va da sé perciò che questo sistema è in grado di ampliare le possibilità strategiche e la varietà del gameplay. Il sistema di collisioni, preciso e funzionale, è stato modificato rispetto alle prime versioni del cabinato, da tridimensionale a bidimensionale, dato che il Bundling Box snaturava la sensazione di avere tra le mani un'evoluzione naturale di Street Fighter 2. Il comparto tecnico di Street Fighter 4 in questi ultimi mesi ha creato molti dibattiti. Yoshinori Ono, proseguendo deciso per la sua strada, ha fatto delle scelte ben precise per quanto riguarda la modellazione dei personaggi, gli effetti grafici ed il level design. In primis, il gioco si muoverà soltanto in due dimensioni, senza spostamenti laterali di sorta per ricalcare quello che è lo spirito dei picchiaduro bidimensionali, ma i personaggi ed alcune parti degli scenari saranno modellati in 3D. Dalla prova con mano possiamo affermare che il team ha lavorato in maniera impeccabile. I modelli poligonali dei lottatori sono curati e dettagliati, ricchissimi di poligoni e stilisticamente perfetti, grazie all'applicazione sugli stessi di texture disegnate completamente a mano e staccate dallo scenario da vividi contorni. Lo stile ricalca perfettamente quello del comic dedicato a Street Fighter e le preoccupazioni maggiori riguardo allo stile lievemente grottesco vengono immediatamente fugate quando si ammira il titolo in movimento. Le animazioni di ciascun combattente sono molto varie e presentano una cura nella realizzazione difficile da riscontrare in un altro beat'em up. Frame dopo frame i lottatori si muovono in maniera fluidissima e mostrano addirittura contrazioni muscolari che assieme alle espressioni facciali contribuiscono a dare, sebbene lo stile sia volutamente esagerato, un impatto credibile all'esperienza.
Anche gli effetti luminosi e particellari, che in particolare accompagneranno l'esecuzione delle special move, sono realizzati a regola d'arte e costituiscono una corposa lezione di stile. Gli scenari, rielaborati a dovere, presentano lo stesso tipo di modellazione poligonale, con l'applicazione di texture disegnate manualmente sui modelli ed un livello di interattività decisamente accettabile. Street Fighter 4 è un sogno che diventa realtà, soprattutto per gli appassionati. Un ampio roster, un gameplay divertente, immediato e ben bilanciato ed un comparto grafico assolutamente da lode rendono quella di Capcom una delle produzioni più attese del 2009. Non resta quindi che attendere la versione retail per assaggiare anche il comparto multiplayer, già confermato sulle versioni home, e stabilire definitivamente l'impatto di questo titolo sulla next gen.